8 e 34 minuti, 2 di Via Venturi, puntata di lunedì, caro Presidente Mameli. Sì, caro. L'inizio della settimana non poteva essere migliore se non a partire dall'ospite che abbiamo seduto qui a fianco a noi, che adesso vi andiamo a presentare con questa carta d'identità. Come al solito ormai avrete imparato a decifrare le nostre carte d'identità con nome e cognome, come sempre, la data di nascita, la professione e i segni particolari. Nome, Pinuccio, cognome, Sciola, data di nascita 15/3/42. Questo dice Wikipedia, però lui è nato con le pietre, sì. Quello che afferma, professione scultore e artista di fama internazionale, aggiungo, esatto. Segni particolari, beh, monumentale, non potevamo scegliere altro che questo segno monumentale. Buongiorno a Pinuccio Sciola. Buongiorno caro Pinuccio, ben ritrovato. È davvero lunedì, un inizio settimana molto piacevole, con la tua presenza. Ti ringraziamo per tutti gli ascoltatori per aver accettato l'invito. In questo caso davvero tu hai girato il mondo attraverso la tua passione, perché poi nella vita delle passioni bisogna riuscire a fare il proprio mestiere, perché sennò ci si sveglia poco felici, no? Certo, tu ci sei riuscito, ma forse era questo, non era questo il cammino che pensavi o che avevi previsto quando in gioventù hai cominciato a studiare? Perché, ma insomma, il cammino che ho intrapreso non è finito, grazie a Dio. Certo. Io sto guardando soltanto a quello che sto facendo questi giorni per poter fare meglio quello che farò domani. Ecco, e allora tutto quello, proprio da tutto questo, quello che è fatto, quello è già documentato. Sì. Adesso continuiamo a guardare domani. Mi piace, è perché ottimista. No, a parte essere ottimista, della trasmissione, ma certo, bisogna ma essere ottimista. No, però ha sottolineato un punto fondamentale anche pochi minuti fa, prima di tornare in diretta, e con questo vorrei rivoluzionare un po' ciò che mi ero preparato e andare su quella che è l'attualità. Hai detto adesso una cosa molto bella: se tu vai in libreria adesso, per chi come noi era con lui fuori onda, la ripetiamo per gli amici che ci stanno seguendo e guardando a casa. Se vai in libreria tu trovi sempre sulla Sardegna dei libri che parlano di archeologia, non c'è mai un libro che parla di un progetto per il futuro, e questo forse è il male più grosso della Sardegna, dicevi, perché abbiamo gli occhi messi un po' dietro la nuca. La cosa che io sto constatando da sempre ormai, adesso cambiano amministrazioni, cambiano colori politici eccetera, ma non cambia la mentalità, e purtroppo siamo quasi prigionieri dal mare. E non è vero, oggi con la tecnologia esistente, ragazzi, ma noi siamo al centro del mondo, perché? Non presuntuosamente, perché la Terra è rotonda, certo. Ogni cultura è il centro del mondo, ma ci dobbiamo far valere a livello internazionale. Se mancano gli scambi e in confronti internazionali, ma confronti seri, è straordinaria questi ultimi 4 giorni del Festival della Filosofia. Ne parleremo, guarda, tra poco. Dove appunto, ecco, questi confronti sono straordinari, sono quelli che ci fanno crescere. Allora, questo vale in tutti i campi, però bisogna veramente continuamente incrementare e guardare al domani. Noi dobbiamo lasciare delle tracce, delle indicazioni precise ai nostri figli, ai giovani, dobbiamo essere l'esempio. Non possiamo arroccarsi soltanto, figurati se io non sono innamorato dell'archeologia, dove lì ci sono le radici della nostra cultura. Senti, hai qualche esempio concreto? Queste radici. Senti, Pinuccio, qualche esempio concreto per quanto concerne il domani? Qualche esempio concreto puoi fare? Ecco, domani, ripeto, intanto va utilizzata la tecnologia, e questo, ma utilizzata veramente in tutti i sensi, guardando e attingendo dalla cultura che abbiamo sotto i piedi. Sotto i piedi, che ci stimola però al progetto di domani. Questa è una cosa importante. La Sardegna, io da anni ho coniato questo slogan, che è la più bella scultura che esiste al centro del Mediterraneo. Allora, già solo questa immagine mi sembra straordinaria. Certo. Ecco, io ho sempre sognato, naturalmente da parte della mia professionalità anche, ho sempre sognato che dentro questa scultura dove noi abitiamo debbano venire tutti i più grandi scultori del mondo, realizzare inizialmente una scultura di 240 chilometri, cioè da Cagliari a Porto Torres, per esempio, ogni 10 chilometri, 5, secondo i punti strategici più importanti, far realizzare delle grandi installazioni di sculture. Peraltro questo progetto scritto, documentato, con tante simulazioni, ma da ormai 20 anni, voglio dire, non si muove niente. Non si muove niente. Tanto questo sarebbe molto bello per i turisti, perché attraversando la 131 uno potrebbe trovarsi queste sculture, visto che c'è tanto spazio. Io porto l'esempio: noi piangiamo perché non c'è turismo,
ma cosa facciamo per far venire la Sardegna, sì, i turisti qua? No, non c'è un manifesto della Sardegna in nessun aeroporto del mondo. E non è vero che la gente conosce la Sardegna, a parte i costi assurdi che abbiamo per poter uscire e rientrare in Sardegna per tutti. Ecco, sono delle cose basilari, quando noi potremmo, ma veramente, del turismo vivere bene. Invece sì, poi sì, tutto si riduce, si riduce a 3 settimane quindi all'anno. Ma non è la classe politica è molto indietro su questi aspetti, praticamente. Sì, ma anche prendersela solo con i politici è molto semplice. Non basta, è molto semplice. Nel suo insieme. È la nostra mente anche, che ho capito. Sì, sì. Perché se parliamo di certi alberghi, se certi bar, eccetera, eccetera, non ti attirano, tu non vedi, raramente vedi un sorriso. Raramente. No, questo è vero, che il gioco appunto del scaricare la responsabilità ai politici è fin troppo facile, però a me piace, guardando avanti con quello che hai detto tu adesso, tenere un piccolo sguardo sulla tua carriera, sulla tua vita, perché tu nel 67 hai vinto una borsa di studio, sì, sei andato a Madrid. Ma credo ecco che il mio percorso sia anche un esempio. Esatto, perché tu sei uscito dalla Sardegna per poi tornarci, ma con grandi esperienze fatte all'estero, quindi hai potuto confrontarti, quello che dicevi tu. Molti naturalmente, sciolle qui, sciolle là, eccetera, eccetera, e molti dicono bisogna nascere, certo che bisogna nascere. Anche un albero in montagna nasce, certo, ha delle belle radici. È un albero in quel territorio che abbiamo, che non ha certo inquinamenti vari. Ma questo albero cosa ti dà? Ti dà delle bacche. Spesso le bacche sono anche molto buone. Perché quest'albero ti dia dei frutti, tu lo devi prima di tutto innestare, quindi scegliere la tua professionalità specifica, certo, coltivarlo tutti i santi giorni. Ecco, se io oggi sono... è stato invitato qui come l'interesse che si piacere crea, ma credo che questo invito sia anche più piccolo di quelli che tu hai ricevuto nella tua carriera. No, questo indubbiamente, ma perché? Perché io ogni giorno, nonostante quello che ho subito, eccetera, eccetera, ma oggi più che ieri io ho una tale carica di energia che devo trasmettere ai giovani. Beh, hai accennato tu a quello che ho subito ieri, un piccolo inciso. Insomma, hai dovuto combattere forse la battaglia più forte con una malattia chiamata cancro. Ma no? Anche quello è passato. Io non sto a piangere su questo. Certo, io dico sinceramente, hai grande vitalità fisica. Ringraziando la scienza, la personalità di una persona meravigliosa, professor Pietrangeli, naturalmente ringraziando Dio anche, eccetera, certo. Io ho superato questo. Bene. È un passato, io, per me ogni giorno è un giorno in più. Io con questo mio percorso, voglio dire, anche affrontando la malattia, io dico che si rinasce quando poi si superano certe cose, quindi si cerca di vivere proprio, veramente si il rinasce, senso della vita. Si rinasce e noi abbiamo questa la necessità anche di spiegare le nostre esperienze, per cui io sono diventato anche un testimonial nazionale, sono stato diverse volte invitato anche in Quirinale, eccetera, perché come ho affrontato inizialmente, perché io sempre quando mi hanno dato... Per la lotta al cancro? Quando mi hanno dato la sentenza... naturalmente uno rimane sorpreso, dice, certo, c'è un tumore, cioè, parliamo di cancro perché di fatto si tratta di un cancro, no? Quindi bisogna operare, quindi preparativi per l'operazione, tutta una serie di analisi, e il professore è stato meraviglioso da questo punto di vista perché mi ha spiegato qual era la situazione, e quindi io alla mente ho potuto dire guarda, dobbiamo fare questo, quest'altro, quindi non rompere perché è questo che dovevo fare, ma con la massima tranquillità. Io questo mi permetto e mi piace dirlo per chi si trova in queste condizioni. Esatto. Intanto, se siamo vivi è perché dobbiamo morire, e da questo non c'è nessuno. E io non è che voglio che sto pensando alla morte, cioè, non è una verità solo di fede, è un dato oggettivo. Sì, però se uno ha questa consapevolezza si vive bene. Quelli che invece hanno paura ogni momento di morire, quelli vivono anche male. Quindi invece bisogna affrontare la fare vita una riflessione per quello che è. Questa è una riflessione molto importante. Eh sì, certo. Ed è con queste considerazioni che io ho affrontato il tutto, capito? E quindi è stato un esempio per moltissimi. Certo, assolutamente. È questo che io sto continuando col mio fare.
Ecco, io sono la dimostrazione, come mi dice tra l'altro professor Massida, quando vado per dei controlli e mi chiede ma cosa stai combinando, io racconto tutto quello che faccio. Premetto che da quando sono stato operato, sono passati 4 anni, non ho mai preso nessun tipo di farmaco. No, però il professore mi dice tutto quello che stai facendo è la più straordinaria terapia che potessi inventare. Sì, perché c'è il concetto della mente, certo. E questo, è il grande messaggio che arriva oltre a tutto il carico di cultura, appunto, di Pinuccio Sciola. Per introdurmi, perché poi dopo la pubblicità riprenderemo, per introdurmi sul discorso pietre, mi dici solo, tu mi hai detto prima alla macchinetta del caffè, quando io ho fatto la domanda, ma quando hai iniziato a avere rapporto con le pietre, capire che le pietre suonassero e poi trovare le tecniche di intagliamento o di intaglio, insomma, della pietra per dare un suono appunto a loro? Mi hai detto prima. Intanto facciamo vedere le immagini delle opere di Pinuccio mentre parliamo. Prima, cosa vuol dire? Prima che esistesse la tua... Prima, perché semplicemente io non faccio che spiegare a chiunque quei suoni che riesco a tirare fuori dalla pietra non sono i miei suoni. Sono i suoni che sono insetti dentro la materia dentro la pietra, da quando? Sì. Quindi prima che l'uomo arrivò sulla Terra. Beh, certo, è tutto prima. Dall'ere, per no? spiegare geologiche che mi avevi detto una per volta. Per spiegare sì. le cose, sai, tante cose, devo dire la verità, nascono per intuizioni, casualità, certo. se vogliamo, ma se non sono sopportate da una conoscenza, da un sapere, tutto si affievolisce e non rimane vivo, niente. Certo. Una volta mi avete detto le pietre. Ma fermo un attimo, perché abbiamo la pubblicità adesso e volevamo innanzitutto far vedere un po' di opere di Pinuccio che in tutti questi anni, insomma, ha realizzato, oltre credo a quella meravigliosa opera che è la Madonna di Bonaria, insomma, di 3,2 metri, quella tanti e tanti anni fa. 35 anni. Insomma, 35 anni fa sono tanti o sono pochi, dipende come uno li ha vissuti. Secondo me sono pochi rispetto a tutta la carica di energia che ha Pinuccio Sciola. Ecco, al rientro dalla pubblicità cercheremo di approfondire il tema su queste pietre che sono poi il tuo fiore all'occhiello in tutto il mondo alla fine, sì, no? Sì. Perché ti hanno reso famoso davvero in tutto il mondo. Però prima torneremo a parlare di filosofia, del Festival di Filosofia, con Paola Masala al telefono. Quindi ci incastriamo in mezzo questa chiacchierata, appunto, per rimanere in tema di cultura. Torniamo tra poco, piccola pausa pubblicitaria, state lì. Bene, torniamo in diretta con Pinuccio Sciola in questa puntata di lunedì dei Due Divi Avventuri. Ci siamo lasciati con una telefonica da portare a casa, ma che in questo momento non riusciamo a mettere in atto perché non ci risponde l'interlocutrice, e allora continuiamo a parlare di pietre, visto che abbiamo aperto questo filone che è poi quello che ti ha dato la tua grande notorietà in tutto il mondo. È straordinario forse il pensiero che con la parola prima tu risponda a qualunque domanda legata alle pietre. Quando hai iniziato a scoprire che le pietre potevano suonare, prima, perché? Perché è da quando la pietra è stata creata che all'interno custodiva questa proprietà che poi tu hai scoperto, però. Ecco, io mi domando, sì, c'è stata il giorno della scoperta sei rimasto particolarmente colpito oppure è solo il punto di partenza? Non è un giorno, io rispondo con un'altra domanda. Ti ricordi quando hai conosciuto tua madre o no, i tuoi fratelli? No. È la stessa cosa perché io dico tranquillamente, molti naturalmente non ci credono, che non c'è stato un momento, semplicemente perché io sono nato da una pietra, quindi sapevo che dentro c'era tutto questo brusio. Poi ho dovuto trovare un aspetto tecnico, diciamo così, per farlo ascoltare anche a voi, anche a tutta l'umanità, ecco, perché di fatto Beh, adesso parliamo di questo. E la cosa straordinaria che commuove me e chiunque si avvicini, io ascoltando le mie pietre ho visto tanta di quella gente piangere, perché abbiamo scoperto, perché ancora oggi in tutte le menti, in tutte le culture, in tutte le civiltà, pietra suono è uguale percussione. Però con la percussione noi sentiamo soltanto il colpo che la pietra riceve, non sentiremo mai i suoni che sono. Prima di andare a dare un esempio, anche se chiaramente da una vita che sentiamo suonare le tue pietre, ma parlandone poi vogliamo farlo vedere, farlo sentire anche a casa. C'è una telefonata per te, mi dicono dalla regia, non so chi sia. Buongiorno, pronto? 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 Sì. Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Marco. Con chi stiamo parlando? E buongiorno al grande Pinuccio Sciola. Grazie, buongiorno. Con buongiorno. Chi abbiamo il piacere di parlare? Scusami, così almeno... Giuseppe Savizio, Villa Ciro. Ok. Allora, hai chiamato per Pinuccio? Ho chiamato per salutare al carissimo Marco, che lo conosco dagli anni 90,
e a Pinuccio-Sciola che ho fatto i primi viaggi quando ha portato le pietre a Milano. Sì, sì, adesso quindi che ricordo hai di quel momento? Di quel momento un ricordo bellissimo a San Sperate con Pinuccio che ci stava consigliando come caricare le pietre, ma noi non per vantarne, eravamo autisti e abbastanza esperti. E volevo farle più che altro tutti gli auguri possibili e immaginabili della malattia che ha passato, perché la sto passando anch'io. Grazie. E lo sto facendo come ha fatto lui, la stiamo ottenendo, fregando, proprio me ne sto fregando, diciamo così, fregando. Sento pensando voce, però fregando. Cioè. Giuseppe, sento e la voce. Io, poi c'è un bel ricordo di Marco, quando era venuto a Genova, sbarcato col traghetto, con il fisio Asuni. Sì. Tu che stai in memoria, Marco, adesso. Cioè, bravo, Giuseppe, Marco. Io avevo il megafono. È un uomo col megafono. Giuseppe, io sento nelle tue parole, perdonami, molta. Sento nelle tue parole, grazie. Giuseppe, e ti dobbiamo salutare perché poi non abbiamo tanti minuti. Innanzitutto ti ringraziamo, ma sento nelle tue parole molta emozione. Sì, e sì, quando hai sì. detto anch'io sto facendo come Pinuccio, me ne sto fregando, probabilmente Pinuccio, rispondigli tu, il modo migliore per affrontare questo tipo di problemi. Bisogna soltanto guardare avanti. Guardare avanti. Giuseppe, guarda avanti e mi raccomando, se anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, settimane, hai voglia di contattarci, perché ti può essere anche d'aiuto fare due chiacchiere con degli amici virtuali da un punto di vista della televisione, però degli amici come possono essere i due di Beventuri, non esitare a chiamarci, va bene? Mi ha fatto molto piacere averti risentito. Grazie. Un abbraccio, caro amico. Ciao, un abbraccio, ciao, Marco. Giuseppe. Ciao. A presto, ciao, in bocca al lupo. Beh, insomma, questa è una bella testimonianza, sì. soprattutto una splendida. Potremmo di vita. Annoverarli continuamente. Lo so. Allora, diamo un esempio adesso, dicevo, delle pietre sonore di Pinuccio Sciola. Vediamo un po' queste immagini. Beh, concerto di Santa Narresi di qualche anno fa, che scorso anno legato a un Festival Jazz, ma a un musicista in particolare, no? Lo scorso anno era dedicato a Sam Ra. Sam Ra, questo grande jazzista americano nero, che Sam è del sole, con lui dicevo di essere il sole, era una cosa meravigliosa. Senti, tutta la sua band, era doveroso questo omaggio. La cosa che purtroppo a me dà fastidio è che non abbiamo il tempo adeguato per approfondire tutto, però sì, ci saranno altri momenti. Se sì. tu avrai piacere di tornare, torneremo, ma volevo chiudere con la frase che hai detto guardando questo concerto. Mi avrebbe dato molto fastidio che a scoprire che queste pietre della Sardegna, perché la Sardegna è fatta appunto
di pietra fossero magari state scoperte a Milano, invece no. Sì, io ripeto ancora, non sono campanilista, voglio dire, no? Perché poi la natura è, voglio dire, che è uguale dappertutto, perché ognuno ha la proprie specifiche. Posso portare un altro esempio, secondo me molto significativo. 3 anni fa sono stato coinvolto da Paolo Freso, carissimo amico soprattutto, che abbiamo sentito anche qui nei due di Al Festival delle Dolomiti, ai suoni delle Dolomiti. Quindi sono venuti a Sasperate gli organizzatori di Trento, sono andato io diverse volte attraverso cave, segherie, eccetera, non ho trovato una pietra che suonasse. E questa è la grandezza di Pinuccio Sciola. I tempi poi si stavano avvicinando molto per l'inizio del festival. Beh, non riuscendo a trovare, ho dovuto portare le pietre della Sardegna per il Festival Jazz sulle Dolomiti. Naturalmente ho dovuto dire che erano pietre delle Dolomiti, perché campanilisti come i trentini non ce ne sono. Però è stata una cosa molto, molto carina. E questo molti chiedono perché. Ma io dico semplicemente perché tutte le Alpi sono le montagne più giovani che ci sono, che sono ancora in via di assestamento, ah, capito? Ecco. Contrariamente alle pietre della Sardegna, che sono prima, la Sardegna è la prima terra emersa, sì, allora evidentemente, e questo ho detto in termini scientifici dai geologi, ci sono state cotture della pietra diverse, per cui hanno mantenuto una sonorità all'interna, una pietra molto più compatta, per cui ogni tanto noi leggiamo sul Corriere della Sera, il giorno, eccetera, cade un pezzo delle Dolomiti. Sì. Certo, sono in via di assestamento, è chiaro che quelle pietre hanno ancora bisogno di tempo, e poi il tempo non sappiamo mai dargli una definizione. Anche noi avremo bisogno di tempo, ecco, che non abbiamo più per poter approfondire ancora di più, se non quello che abbiamo già detto, comunque a partire dall'esperienza di vita umana di Pinuccio Sciola, di vita quotidiana anche attraverso una malattia importante sconfitta come il cancro, un messaggio che tra l'altro anche l'ascoltatore che ci ha chiamato ha recepito e mette in pratica ogni giorno. Certo, poi teniamo sempre presente della difficoltà di questo tipo di patologie nell'essere assimilate, nell'essere affrontate, soprattutto per quanto riguarda il coraggio, perché uno si prenderà lo sconforto, però il messaggio che è passato è di grande spessore, e la cultura della Sardegna attraverso le rocce, le pietre di Pinuccio Sciola, beh, quella è in tutto il mondo, e non a caso l'UNESCO nel 73 venne incuriosito e chiamò in Messico proprio Pinuccio. Ci ritroveremo, Pinuccio, io ti chiedo di fare questo piccolo sforzo, magari di venirci a trovare un'altra volta, così andremo nel tecnico a capire bene quali sono le peculiarità delle pietre della Sardegna e per quale motivo poi queste suonino appunto di un suono diverso. Grazie, bene, Pinuccio, grazie, Sciola, grazie per la sua presenza qui, vi lasciamo con i due dell'abitacolo.